Nei tempi anteriori al cristianesimo, solo pochi popoli credevano in un Dio. La maggior parte credeva in molti dei. Erano soprattutto i credenti in Geova a contrastare le circa 65.000 strane e differenti deità. Tra queste, due delle più note erano Baal e Astarte, il maschio e la femmina. Dei della materia, non dello spirito. Si riteneva che donassero ogni anno fertilità alla terra. In cambio chiedevano ai loro fedeli sacrifici in denaro, gioie e vite umane. La nostra storia risale a quei tempi, basata sulla parabola del figlio al prodigo, secondo Luca, capitolo 15. Questo è il porto marittimo di Joppe nell'anno 70 avanti Cristo. Schiavo che tentava la fuga. Allora non varrà molto. Quanto ne vuoi? Non lo posso dare a nessun prezzo. Deve morire. Perché? Chiedilo a lui. Tanto è muto, non ha la lingua. Ma tu hai la lingua. Usala. Per l'ultima volta. Quanto ne vuoi? Costo al mio padrone 20 pezzi di argento. Joram, la mia borsa è vuota. Al solito. Perciò, al solito, puoi farmi un piccolo prestito. 20 pezzi d'argento, a quanto dice lui. Nostro padre non vuole che si comprino schiavi. Sì, ma dice sempre colui che ama il suo prossimo è... Sincero seme di Abramo. Hai sempre una risposta. Sollevati da terra, sei libero. E se vuoi un consiglio, vattene al più presto da qui. Tieni. Ovunque siamo stati, hai sempre fatto in modo di combinare guai. E ovunque siamo stati, il tuo rimprovero mi ha sempre seguito. Il livello del pozzo è alto, il campo è secco. Si è data acqua al campo sinistro per oggi. Padre, quest'uomo è ferito. Fate piano. Si è preso una lancia nella spalla. Preparagli una camera, Caleb. Provvedi che il letto sia caldo e fagli prendere un brodo quando aprirà gli occhi. Figlio, chi è? Uno schiavo evaso. Costò a mica 20 pezzi d'argento e da momenti una lancia nel cuore. Ma, come spesso ci dici... Colui che ama il suo prossimo è sincero seme di Abramo. Verità, anche se ad applicarla ora tocca a me. Come è andato il viaggio a Petra? In quanto agli affari, meglio del solito. Quanto a Mica, durante questo viaggio ha imparato tante cose. Non riguardo agli affari, ma su tutte le qualità di vino del paese. La tua famiglia, non farla aspettare. Miriam! Deborah! David! Ho vuotato il deserto fra la sabbia che ho addosso e che ho mangiato. Vorrei lavarmi. Strofinati bene. Devi essere pulito per il tuo fidanzamento. Di nuovo. Di nuovo? Una moglie. Chi è la prescelta? La figlia del nostro vicino Tobia. Ruth. Mentre eri via ho parlato a Tobia. Domani andremo a stendere il contratto di fidanzamento. La mia scelta ti piace?
Sì, la trovo molto saggia. Io ammiro Ruth, la rispetto, più di qualsiasi altra. Ma è difficile trovare le parole adatte. Ci siamo sempre intesi anche senza parlare. Tu vorresti dire che non l'ami. Io non vidi tua madre fino al giorno del fidanzamento. E nonostante... So quanto vuoto abbia lasciato intorno a te. Non quando ci sei tu. Hai di tua madre l'amore per la vita. Avanti, va presto a lavarti, eh? Poi diremo le preghiere. E a tavola. Ho una fame tale da divorare un vitello intero. Osservando la legge di Mosè e di Israele, nel settimo giorno del mese di Nisan, un santo fidanzamento viene concluso perché Mica ben Eli prenda Ruth bas Tobia. Egli fa quindi la promessa di piacerle, di onorarla, di nutrirla e aver cura di lei. Termini e condizioni del patto matrimoniale si pongono appresso. Tobia, tutti i termini sono ben facilmente concordabili. Tuttavia, benché io rispetti i tuoi sentimenti, non posso ignorare del tutto i miei. Non credere di riuscire nel tuo intento con dolci parole. La preghiera che ti rivolgo è che il primo figlio maschio porti il nome di mio padre. No, di mio padre. Sarà il mio primo nipote. Ma per le scritture dei sapienti dottori ho la precedenza. Sono della tribù dei Levi. Sono anch'io della tribù dei Levi e in più un coetto. Asham, t'ho detto di stare a letto fino a domani. La ferita è ancora aperta. Eh? Imparerai a fare come ti dico io. Da quanto tempo sei muto, Asham? E sei stato sempre schiavo? Cinque lune. Cinque mesi. Non hai aspettato a lungo a scappare. Capisco. La frusta è brutta. Come hai perduto la tua libertà? T'hanno venduto perché avevi dei debiti? Tieni. Solo bada di non farne l'uso che ne farei io. Ruth! Ruth! Non ti nascondere. Ci conosciamo da diversi anni. Ora è tempo di fare migliore conoscenza. I nostri padri è da tanto che parlano. È confortante che per concludere un fidanzamento ci voglia più che per comprare un armento. Stavano discutendo sul nome del nostro primo figlio. Ma ora avranno anche deciso i nomi di tutti i suoi fratelli e sorelle. Esiste un nome anche per il bene che ci unirà. Imparare ad amarti sarà facile. Cercherò di meritare il tuo amore. Con probabilità ci sposeremo presto. Sì. Sì. Molto presto, penso. Prendi, è il mio primo dono. È dolce e tenero. Oggi mi recherò a Joppe per invitare il gran rabbi alla stipula del contratto nuziale. Che vuoi che ti porti? Non v'è nulla che mi serva. Non dico che ti serva. Qualcosa del tutto femminile, che forse desideravi e non hai mai confessato. Non riderai di me? Mai. Una colomba di Smirne mi farebbe tanto piacere. Con le ali candide come le nevi del Libano. Sì, sarò felice di portarti un tale dono. Mica! Devo andare. Mica? Sì. Cucino bene io. Adorano idoli scolpiti. Ma dai, fino a Joppe sono venuti. È un sacrilegio. Ma qui sono venuti i miscredenti. Eccoli là. A loro si riferiva il gran rabbi. Via, fratello. Carovane di infedeli che adorano idoli. Qui, a Joppe.
E lo vedi il popolo? Odia questo sacrilegio quanto l'odio io. E anch'io. Ma su ciò aspetta gli anziani decidere. Così dice la legge. Gli anziani discutono loro e non fanno mai nulla. Ma stavolta... Joran, guarda, l'uomo dello schiavo va nel padiglione cerimoniale. Mica! Mica! Stavo aspettando te. Sapevo che vedendo Rakim tu lo avresti seguito fin qui. Tu chi sei? Mi chiamo Nareb. Un nome ben noto. E anche il tuo sacrilego tempio in Damasco con le 500 donne impudiche nei giardini. Sono sacerdotesse. Sacerdotesse. Donne che si vendono anche per una moneta, che si dipingono il volto e adorano falsi idoli. Ieri tu mi hai sottratto uno dei miei schiavi per 20 pezzi d'argento. Sono disposto a ricomprare Asham per 200 pezzi d'argento. Anche 1000. 2000. Ti struggi per lui come un porco al trogolo. Ogni cosa ha il suo prezzo. Dimmi quanto. Asham è mio amico. Manderesti un amico alla morte? Gran sacerdotessa di Astarte a Damasco. Il volto di Astarte è velato, cosicché ogni uomo possa immaginare sotto quel velo il volto di donna che più desidera. Tu, Mica, qual volto vi immagini nascosto? Detto che ogni cosa ha il suo prezzo. Il suo qual è? Lei non è per un seguace di Geova. La voglio e l'avrò. In un modo o nell'altro. Ma cosa fa Iobbe questa carovana? Che cosa fa Iobbe questa carovana? Asham voleva sommuovere Damasco. E tu lo lasci in mano all'ebreo. Asham verrà punito a dovere. L'ebreo noi lo rivedremo ancora. Come un porco al trogolo, ha detto di me. Sì, dobbiamo umiliarlo, ma con giustizia, apparentemente. Quel Mica. Mica? Mica. Va a coricarti che è quasi giorno. Io sarò felice quando spunterà l'alba. Asham, io ho assaporato appieno i vini del paese. Ho avuto le donne che ho voluto. Eppure mi comporto come un fanciullo smanioso al primo frutto proibito che vede. Una sacerdotessa che adora immagini scolpite e dipinte.
ma l'ho nel mio sangue. Possa Dio dare forza al suo popolo e benedire il suo popolo in pace. Amen. Vieni, il lavoro ci aspetta. Vedrai, le notte si fanno presto. Andiamo. Mica, hai ringraziato ma non hai mangiato. Padre, ciò che vorresti dirmi lo posso indovinare. Comunque tocca a te a parlare e a me ascoltare. Vorrei non dare dolore né a te né a Ruth. Non posso consentire al fidanzamento. Non sei il primo uomo che tentenni alle soglie del matrimonio, né l'ultimo. Posso confessarti che anche io fui preso dal panico la vigilia del mio fidanzamento. È diverso per me. È umano che ogni giovane reputi trovarsi lui per primo di fronte a certe esperienze. Padre, tu non sai. Che cos'è allora che io non so? Mica è invaghito dalla gran sacerdotessa di Astarte, una donna che si concede in omaggio ai suoi dei pagani. È la verità? Ella si trova già sulla via di Damasco e lui vuol seguirla. Figlio mio, ti ho concesso di vivere la tua vita, ma non in questo. Ti dico quindi... È la più splendida donna che abbia veduto. Non ti permetterò di degradarti. Tu sai cosa provo nel mio cuore per te e darei tutto per poterti obbedire. Ho combattuto per scacciarla dalla mente. Debbo andare a Damasco. Dammi la mia quota, il terzo dovuto al minore dei due figli. Mica, ti ho cresciuto seguendo i 10 comandamenti, gli insegnamenti di Mosè e le leggi di Abramo, Isacco e Giacobbe. Hai appreso la differenza fra il bene e il male, fra il giusto e l'ingiusto, fra l'amore e la lussuria. Se tu insisti a volgere le spalle a questa sacra eredità, io volgerò le mie spalle a te. Quanto alla tua quota, prendi ciò che io sento per te. Padre. Padre, tu non sei più mio figlio. Ho implorato il perdono per avere ceduto all'ira. Non merito il tuo dolore. Sei mio figlio. Un figlio è sempre degno dell'amore di un padre, anche quando brama terre lontane. Ti ho portato oro per metà della quota, l'altra metà la servo per quando la vorrai. Un'altra cosa ti ho portato, la mia benedizione. Mi benedici, sapendo i miei propositi. Hai scelto una strada lontana da quella giusta, ma io invoco la benedizione di Dio su te. Che tu possa ancora trovare in te la forza di fuggire dal male, nascosto da sembianze di stupenda beltà. Fratello, questo anello che si tramanda nella nostra famiglia da figlio a figlio maggiore, ti ricordi di questi luoghi? Devo andare nei campi. Ma devi fare ancora una cosa. Ruth. Addio, figliuolo. Ti amo. E io amo te, padre mio. Addio. Deve essere molto bella. Allora sai. La donna sa sempre intuire molte cose. Saprai allora quanto ho voluto evitarti questo.
e che sei fortunata a liberarti di un uomo che fa quello che faccio io. Non ti mancano i pretendenti, Ruth, molto più meritevoli di me. Quando tornerai, e tornerai, so che penserai che io stia ad attenderti a braccia aperte, ma non sarà così. Ruth. Ora va. Questo è il mondo in cui viviamo. Ora sai perché tutte le strade portano a Damasco. Il nostro percorso è stato Alessandria, Joppe, Damasco. Giunti per mare fin qui, qui ci ha incontrati la carovana. E qui, dove la terra era in fiore, tu mangiasti troppi fichi. E poi il deserto. Sempre queste lezioni e lezioni. Perché mi annoi con queste mappe, Samarra? Dove sono stata non mi importa. E dove sono che è importante? Hai ragione, Yasmin. Ciò che importa è dove sei e chi sei. E anche ciò che un giorno diventerai. Quando sarò io, gran sacerdotessa, e tu non sarai più così bella, cosa farai? Avrò ancora modo di servire la mia dea. Ma vieni, ti insegnerò cose più utili delle mappe e delle strade del mondo. Questo che ti svelo è il segreto più importante. Come rendere gli occhi profondi, cupi, misteriosi. Perché sei grave, Yasmin? Io non so. Non sai cosa? Se voglio diventare una gran sacerdotessa. Sicuro? Su, guarda, quest'ombra, solo un velo. Su un milione di donne c'è una sola sacerdotessa. Alla tua età ero spaventata anch'io. Davvero? È il momento. Così presto. Tu osserva mentre Elisha mi prepara. Nessuna schiava in questo è più brava di lei. Lo specchio, Yasmin. Un milione di pezzi d'oro. È troppo. Troppo per prestarlo a te o a chiunque altro. Far prestiti è il tuo mestiere. T'ha reso l'uomo più ricco di Damasco. Il popolo sa che il governatore è un tuo pupazzo. Tu muovi i fili. Pop, 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 pop. Tu sei un tiranno. Il popolo odia i tiranni. Se ti uccidono, chi mi ripaga il tuo debito? Chi? Nessuno oserà, Bosra. Ah. Neanche la tua nuova gran sacerdotessa ti potrebbe salvare adesso. Sai che cosa ci vuole? Una guerra o una calamità? Una calamità o una guerra? Sto provocando la calamità. Ah, come, come? Le messi saranno scarse. Le messi sono sempre scarse. Il popolo ha sempre fame. Questa non è calamità in Damasco. Le messi saranno scarse più che mai. E il deserto vomiterà i suoi predoni. Il deserto ha tribù pacifiche. Chi le trasforma in predoni? Ho già tutto preparato. Tu? Sì. Col tuo oro aggiunto al mio, accaparrerò ogni chicco di grano. Il popolo lo pagherà. Qualsiasi prezzo chiederò. Ridotti alla fame da ora, lo diventeranno a tal punto che non avranno più il tempo di pensare ai tiranni o ribellarsi. O fare altre cose, se non pregare Baale ed Astarte di mantenerli in vita. I
il popolo alla fame. O è un saggio sistema, alta economia. Se avrai successo, sarai l'uomo più ricco di tutto l'Oriente. Avrò successo in ogni cosa. Ma se fallisci, la tua vita varrà quanto quella di un insetto. E in questo caso, addio al mio milione di pezzi d'oro. Ci devo pensare, amico mio, pensare. Mio vanto è quello di essere sempre un ospite perfetto. Quindi desidero che tu abbia una perfetta compagnia. Arduo davvero mi fu trovare una sacerdotessa dai capelli d'oro. Sì, Bosra. La gente avrà molta più fame d'ora. Molta. Molta di più. Sono i cittadini dell'orgoglioso Damasco? A voi. Padrone, che cosa cerchi? Un letto per dormire? Cibo per sfamarti? Visiti piacere di Damasco, Carmish trova il meglio e Carmish ti servirà. Ah, tu sei nuovo di Damasco, posso dirlo dalla barba. E ciò che ogni estraneo arde di vedere è il muro dipinto. È un tiro d'arco il muro dipinto e Carmish ti condurrà. Carmish è solito dire, approfitta del giorno, chissà se mai la notte verrà. Fa strada, Carmish. Una strada dai mille piaceri. Padrone, Carmish vede tutto, sa tutto, dice tutto. Immuto, liberati di lui, è un attaccabrighe. Attaccabrighe? Sì, è un violento. Apparteneva al gran sacerdote, ma giorni fa Ioppe è un infedele. Padrone, tu vieni da... Da Ioppe? Perché? Niente, molto interessante il porto di Ioppe, già. Ma ecco il muro dipinto e la sua merce. Puoi comprare di tutto, soddisfarti in ogni desiderio, con offerte che vanno da soli 10 pezzi d'argento. Padrone, desideri una serva, una cuoca, un'esile ballerina? Le donne le vuoi alte, basse, magre, grasse, timide o audaci? Parla, fidati nel mio giudizio, perché sebbene ti sembri rozzo e pronto al vino, sono un uomo di cultura, saprei anche scriverti le tue lettere. Considereresti Aida, che tanto bene sa cucinare da farti scordare il suo aspetto? O Burda, che canta soave e ti incanta il cuore? O Cafa, con labbra dolci come un sogno. Per me soltanto un nome può stare scritto sul muro dipinto. Che nome, padrone? Samarra. Cafa, come ti permetti? È nuovo di Damasco, non sa i nostri costumi, la nostra fede. Elemosina da parte di questo nobile straniero. Padrone, questo muro non include il nome di Samarra, gran sacerdotessa. Sarebbe un sacrilegio. Sei scaltro tu, Carmish. Parla di Samarra e nulla potrà salvarti. Sei un infedele, ma sei simpatico. E non vorrei proprio vederti finire nelle fosse in pasto agli avvoltoi. Scorda, Samarra, comunque tu la giudichi per il suo popolo, essa è Astarte reincarnata. È troppo cara in ogni caso. Vive entro le mura del tempio custodita da mille più armati. Nessun infedele ha messo alla sua sacra presenza e quindi nemmeno nei giardini del tempio. Ho sentito parlare dei giardini e del loro Eden. Dimora delle sacerdotesse, le più voluttuose fanciulle di tutto l'Oriente. Avventurarsi in quei giardini è sensazione che nessun mortale può mai scordare. E colà sostare... Oh,
Ma padrone, anche fuori di quelle mura, Damasco offre piaceri diversivi e certi vini prelibati. Ho mezzi efficaci per farti scordare Samarra. No, Carmisho, troppo osato, non rinuncio. Io entrerò nel tempio e la vedrò, Samarra. Se hai bisogno di Carmish, mi troverai di fronte alla bottega del fornaio. Padrone, per liberarti da quei cenciosi mi è costato 18 pezzi d'argento. 36 pezzi d'argento. Padrone, non lo dovrò neanche usare il rasoio. La barba svanirà. Ho una mia miscela di resina, pece, gomma arabica, fiele d'oca, miele e vipera polverizzata. Solo spuntata. Ma padrone, la barba è per gli stranieri, gli infedeli. Nessuno qui a Damasco porta la barba. Io sì, invece. È tradizione del mio popolo. Ogni fanciulla avrà occhi soltanto per te. Ma se mi permettessi... La barba rimane. Il prezzo è alto. I miei fondi hanno un limite. Ma ripeto, la terra è un buon investimento. Molti stranieri sono pazzi e si gettano l'oro al vento. Prendi questa villa e raddoppierai il tuo capitale ogni anno, ad ogni raccolto. Questo è il suolo più fertile. Oh. Quel viso io so di conoscerlo. Perché stupisci? Oh, niente, niente davvero. Sai di avere in me un uomo che è discreto e tollerante. Poi, certo, tu puoi non essere responsabile del misfatto che bel luogo a Ioppe. Maledetto il nome di Ioppe in eterno. Ma ne sono responsabile. No, io è un atteggiamento nobile. Io ti ammiro, difatti. Beh, sei coraggioso, ma stai in guardia, mica. Quest'Asham fu sempre un attacco a brighe. Ma se persino quando era libero istigava gli schiavi a ribellarsi, blaterando che mangiavano poco e lavoravano troppo. Bosra, ho deciso, comprerò la villa, ti darò il tuo prezzo. In oro? In oro di Ioppe, che di certo non sarà mai maledetto a Damasco. Che lingua pronta, giovanotto, mi piace. Ma se ti posso dare un piccolo consiglio... Lo so, la barba. Ora riguardo al contratto per la villa... Ce l'ho dentro, già compilato. Mi basta una firma in calce. Aspetta. Così tutti ti conoscono per un attacco a brighe. Ma a volte, Asham, un uomo deve menare le mani. Per adorare Baale d'Astarte? Per adorare e far sacrificio. Entra e purificati. L'ira di Baale d'Astarte ricada su te. Questo sacro tempio non è per gli infedeli. Metterci la testa per un pezzo d'argento. Questa faccenda si risaprà al di Ioppe.
manda a dirmi la sacerdotessa? Vieni con me al tempio. So però che a nessun infedele è consentito penetrarvi. Nessun infedele ha scritto mai il nome di lei sul muro dipinto. La tua audacia merita una ricompensa. Non facciamolo aspettare, Asham. Asham! Aspetta qui. Perdoni gli dèi dell'amore una donna che all'amore non si è mai donata. Ho saputo che a Ioppe dicesti, ogni cosa ha il suo prezzo. Fu Nareb che lo disse. Io dissi che ti volevo, in un modo o nell'altro. Molto interessante. È un'impresa difficile, ma non impossibile. Dipende. Dipende da che cosa? Da quale prezzo uno paga. Si intende. E qual è il tuo prezzo? Varia secondo l'uomo, le sue ricchezze, i suoi desideri. Il prezzo offerto ad Astarte da un principe fenicio fu quel lume dalle 100 luci. Proviene dal Kashmir. Quel prezioso gatto di Giada lo portò un guerriero del Katai, il più intrepido. E quel galletto baldanzoso tutto d'oro Astarte l'ebbe in omaggio dal gran califfo di Baghdad. Era un uomo esile, ma molto forte. Sei molto compiaciuta dei tuoi doni, vero? O forse dovrei dire che di tutto ciò si compiace Astarte. È così. Tutto qui è per la mia dea. L'uomo più ricco di Damasco la donò. Era unita ad uno scritto di 4 parole. Parole grate. Ma tu dovrai essere il più grato di tutti. Il tuo dono sarà la più preziosa fra le perle, la perla che Salomone diede a Saba. Astarte porterà questa al collo, ma il tuo dono ornerà la sua corona. A te, Samarra, darei qualsiasi cosa, ma ad un falso biondo idolo, niente. Perché? Perché il tuo Dio lo vieta? Perché temi l'ira del tuo Jehovah che non puoi vedere né toccare? Perché ho sempre creduto in lui e in ciò che ha comandato. Non avrai altro Dio all'infuori di me, né adesso dovrai prestare culto od ossequio. Tu comprerai la perla che Salomone diede a Saba.
E servirà per la mia dea. Astarte te ne sarà grata. E anche tu mi sarai grato. Il tuo pezzo d'argento, il prezzo offerto per te sul muro dipinto. Mica, ritornerai con più di un solo pezzo d'argento. E meno fede nel tuo Dio e più nel mio. Possano i tuoi sogni avere pace finché ci rivedremo. Figlio mio, ascolta la mia saggezza e presta orecchio ai miei insegnamenti. Che tu sappia avere discrezione e le tue labbra conservino la dottrina. Perché la bocca di una donna idolatra sembra dolce come il miele e ancora più soffice di una seta, ma le sue brame conducono alla morte. Ascoltatemi pertanto, figli miei, e non irridete a queste mie parole. Abbandona la strada che porta a lei e non avvicinarti ancora alla sua casa. Badato alle mie due danzatrici. E ti giuro sugli dei nuovi o vecchi, padrone, che fra le beltà che ho portato per rallegrarmi... Carmish, la differenza fra due donne e 10 donne risiede solo nel numero. Puoi portarmi 100 donne e sarà sempre lo stesso. 100, dici? Padrone, anche un uomo come te, no? Tieni, abbi sempre una vita così facile. L'hai saputo sempre. Sai che il fuoco che mi divora non si può spegnere. Cosa devo fare? Tornare a Joppe. Una voce in me sempre mormora. Torna Joppe. Forse Asham è tempo. Verde, giallo, verde, giallo, blu, rosso, verde, nero. Il totale dei numeri. 15 del blu, 7 rossi, 4 del verde. 15, togli 7 e aggiungi 4, risulta 12, che essendo composto dei numeri 1 e 2 produce un 3. Annunciate, il sacro fagiano proclama oggi giorno del 3. Numero favorevole il 3. Molto favorevole, vostra. Il miglior giorno per le nozze, la monta del bestiame o l'offerta di sacrifici umani. Favorevole anche riguardo a Mica? Un ebreo che, così si mormora, osò tanto da chiamarti un... cosa? Ah, un porco. Pop, pop, pop. Che ne è di Mica? Vuol ritornare a Joppe. Quando? Non appena potrà vendere la sua tenuta. E chiede un prezzo, la metà del suo valore. Consolati pure, avrai la sua villa fra breve. Un po' rovinata dai predoni, forse, ma non ti costerà nulla. Cos'hai intenzione di fare? Rubargli il suo oro? Questo solo non basterebbe. Ci sono persone che la povertà non rende umili. Giusto, giusto, giusto.
farne uno schiavo, una bestia da soma per costruire i tuoi granai. Cosa di più adeguato per l'uomo che si prese il mio schiavo? Non credo ci sia vendetta più raffinata. Ah, sì. Lo spezzerò, gli spezzerò il corpo e ciò che gli chiama l'anima. Le trombe squilleranno, la folla si riunirà e Mica, figlio di Eli, un illustre ebreo, salirà la scala nord davanti al mio popolo e abiurerà la sua fede. Baal e Astarte saranno placate al fine. Che trovi di divertente? Oh, niente, io, perdonami, io, ma ci credi davvero in queste cose tu? Sacri fagiani, auguri, idoli? Ho cominciato dal nulla io, e guarda dove sono salito. Più oltre salirò. Ridi ancora dei miei dei, Vosra, e ti strappo la lingua. La fanciulla egiziana, 10 pezzi d'oro contro ognuno puntato su di lei. La ruota della fortuna gira e si ferma. La ruota gira. Chi vincerà? La fanciulla felice! 60! Prenditi la vincita! Puntate tutti per l'altro giro! Fate le vostre puntate! Avanti per l'altro giro! Ah, cara Yasmin, vieni, devi stare vicina a me. E forse tu farai girare la fortuna. Ne sarò lieta, eccellenza. Beh... Che aspettate, avanti, sveltezza ci vuole, sveltezza. Oh, aspettami. Questa ti serve per giocare, eccellenza? Se fosse scivolata dalla manica starei barando. E il governatore non bara mai. È il vento della ruota che l'ha sospinta. L'ho vista io. Lo giuro su Baal e Astarte. Che gran sacerdotessa sarà. Hai una carta coperta, guardala. No, non serve. I persiani, inventori di questo gioco, dicono: colui che è fortunato alle carte è sfortunato in amore. Ricordatelo, piccola. Asham, invece, Asham non ha fortuna né al gioco né in amore. Che peccato. È tardi per Yasmin. Portala via, Elisha. Vieni, Yasmin. Elisha! Cosa? Eccellenza, vorrei proporre una sfida a Nareb. La mia vincita contro Elisha. La carta più alta. Una per una. Ma quella vincita basta per molti schiavi. Ioppe deve essere certo un luogo di pazzi. Nareb, accetti la sfida o devo essere io a imporla? L'accetto, si intende. Bene. No. Faccio appello, eccellenza, al tuo spirito imparziale. Questa ragazza trema. È lei in gioco. Tocca a lei quindi dare carte. Accetto. Cinque. Sei. Asham, è tua. Portala con te alla villa. Damasco è stata generosa con te. Perfino il tuo schiavo ha una schiava. Mica, aspetta. Resta con me. O se preferisci andare via, io ti seguo. Partiamo subito. Farò ciò che vorrai e dunque tu voglia andare. Meriti compagnia più lieta, Uva. Triste sarà il giorno in cui avrò ciò che merito. Ci vuoi lasciare già? Quando trovi chi compra la mia tenuta? Oh, presto. Ho previsioni ottime, splendide. Ma il tuo festino è meno splendido. Dopo la fortuna strepitosa che hai avuto alle carte, senti la mancanza di qualcosa o di qualcuno? È così, di una persona. Doveva venire, no? Ci sono.
Non ti diverti il festino? Sembrava riuscito da quassù. Da dove ero io? No. Oh, mi sorprende. Le donne alla ruota sono di prima scelta. Non hai notato di che forme superbe era fatta la donna araba? E come si schiudevano le sue labbra quando guardava gli uomini? Ho visto tutto. Ma non ho visto te. Che cosa vorresti dire? Che il mondo non è vasto abbastanza perché io possa provarmi a fuggire il tuo ricordo. Anch'io ho pensato a te, alla tua avvenenza e arroganza e miscredenza. Sì, ho pensato molto a te, mentre ero sola e quando non lo ero. Da Perla? Sai già che la mia fede me lo vieta. E la tua fede non ti vieta me? Ti ripeto che a te io darei tutto. A un falso biondo idolo, niente. Guardami. Tutto ciò che puoi dare alla mia dea è nulla. In paragone a ciò che ne avresti in cambio. Oh, caro. Si dice di un uomo come molti, che non ebbe riposo finché scoprì la più grande fra le arti umane. Era l'intricata tessitura dell'orditore, la dolce melodia del musicista, il vibrante ritmo della danza. No. Quell'uomo scoprì un'arte delicata, voluttuosa e sublime quanto le altre messe insieme. E la trovò nel santuario di Astarte. L'arte del... sentire la tua bocca sulla mia. Ora sta ritornando al tempio. Ma consolati, giovanotto. Puoi consolarti. La perla è qui. Vuoi sapere il prezzo? Litri d'amore, i migliori di Damasco, ambra in polvere, mandragola e pulviscolo di luna. Giovanotto, compra il mio filtro d'amore e la tua donna l'avrai nel tuo fianco. Peccato, ti avrei fornito i prezzi. Sono tutti belli, con lame fine e ogni boccone una squisitezza. Una sola moneta per un'oca grassa? Farabutto, bandito, scroccone, ladro! Due pezzi d'argento, molto meglio. Papà, ancora, rammentati, nel paese c'è carestia, la fame cresce di ora in ora. Due pezzi d'oro, possa tu vivere 100 anni e morire grasso come i sacrifici del tempio. Grazie. Aiuto, pigliatelo, gettatelo nelle galere. Senti, prova da quest'altra parte. Fate largo ad Agia e alla sua bella sposa. Fate largo. Fate strada alla sposa e allo sposo. Fate largo. La sposa felice e lo sposo esultante. La benedizione di Baal è a Astarte. La lieta sposa, il felice sposo. Date strada. Date strada. Asham. Asham, devi recarti subito da mio padre a Joppe. Consegnerai questo a mio padre. Tornerai con ciò che ti darà, senza perdere tempo. Anche le gambe hai morte, oltre la lingua?
Scusami, io non volevo offenderti. Che tu possa tornare salvo e presto. Non è una misura completa. Il grano è scarso e il prezzo aumenta. Stai bloccando la fila, la vuoi o no? Ecco. Sotto la pioggia e neanche un lamento. Questo è sconfortante. Quando il popolo ammutolisce e diventa pensieroso e torvo, è il momento di stare in guardia e di distrarlo, di renderlo riconoscente. Riconoscente? Ora con le nuove piogge la terra è pronta per la semina e la mia gente affamata mi sarà grata se implorerò i miei dei di donarci un abbondante raccolto. E così farò. In modo spettacolare. Cittadini di Damasco, i vostri disagi hanno rattristato molto profondamente il gran sacerdote. Perciò la sera del terzo giorno da oggi si terrà un supremo alto sacrificio, cosicché Baal ed Astarte pongan fine alla carestia. Inoltre la grande sacerdotessa Samarra implorerà gli dei della fertilità che vi proteggano. Laurea Samarra in persona e inoltre un gran sacrificio e i riti della fertilità, padrone. Nulla vi è d'uguale sulla faccia della terra. Una delle guardie del tempio è un amico mio. Sborsa 100 pezzi d'argento e sarai oltre quella soglia purché... Padrone, come puoi esitare tu che hai traversato i deserti e le inviolate montagne per questa donna sublime? Chiediti dunque, sei un uomo o una barba? David, no padre, no, lo vizierai. Sicuro, imparerai che i nipoti sono fatti per questo. Dunque, giovanotto. Io non mangio, guardo la gallina e vedo le penne. Ma se fosse un agnello allo spiedo, vedresti forse la nana? È molto diverso, no? Perché? L'agnello mi piace. Risposta innocente di un essere innocente. Ma non è giorno da stare a pancia vuota. Oggi è Sukkot, la festa dei tabernacoli, in cui si rende grazie e si è felici. Qui, in questa piccola capanna di ramoscelli e fiori e foglie, aperta al soffio del vento e alle stelle che occhieggiano. Dimmi, piccolo, lo sai perché l'abbiamo costruita? Perché 1200 anni fa, quando... il nostro popolo fu liberato dalla schiavitù d'Egitto, esso andò vagando nelle distese e si costruiva piccole case così, con ramoscelli e fiori che crescevano in... Possibile. Che pensi, nonno? È mica. Mio figlio, sta bene? L'ho scritto, che dice? Vuole che gli mandi ciò che resta della sua parte. Il rimanente della quota? Per cosa? Scialacquarla con quell'impudica donna?
La quota che hai sudato per lui tutta una vita? No, non mandargliela. L'oro è suo, secondo le leggi del nostro popolo. Da Dashan Cibo, poi portalo da me. Ma padre, quali diritti ha capo? Calma, Joran. Dì a mio figlio che non ha più diritti da far valere. Da questo giorno in poi disconosco il suo nome. Da questo giorno in poi egli è morto nel mio cuore. Fertilità, progenitori d'ogni cosa creata. Che il nostro sacrificio intenerisca il vostro cuore quanto la pioggia da voi inviata ha intenerito questa ricca terra. Non abbandonateci, vi imploro, alla mercé dei predoni che distruggerebbero le nostre risorse. Fate che la luce del vostro fuoco disperda le tenebre che si sono abbattute su di noi. È una visione di paradiso. Perché aspetti che Ashan torni da Job? Vada a Bosra, prendi il denaro per la perla. Lo potrai ripagare quando Ashan torna con l'oro. Hai atteso questo momento senza macchia né peccato. Va per vivere in eterno nei quattro atri del nostro Eden. Più preziosa del mondo. Vale bene contrarre un prestito. I termini dell'impegno. Leggili bene, riga per riga, attentamente. I soliti termini e le solite sanzioni nella remota ipotesi che non riavessi il mio denaro in tempo debito. È mia abitudine consigliare al cliente di leggere il documento con attenzione, incluse le postille.
anche le meno evidenti. Fammi firmare e finiamola. Quanta impazienza, giovanotto. Sono sempre venuti da me nel mio tempio. E mai prima d'ora sono stata con un uomo fuori da quelle mura. Ma tu sei ricco davvero, quanto lo è un principe o un califfo. In questo momento mi sento l'uomo più ricco di tutti. Che cos'hai? Come ti conosco ormai? Dimmi cosa c'è. Niente. Non stavo dormendo, ti stavo osservando. Dici ancora che non hai nulla. Samarra, credevo che conoscerti sarebbe stato un momento stupendo e nulla più. Che non ti avrei più desiderata. E ora? Ora ti voglio più che mai, e senza dividerti con altri come fai senza pudore, di continuo. Ti voglio per me solo, come mia moglie. Io non posso appartenere a un solo uomo. Perché no? Perché sono sacerdotessa di Astarte. A ciò fui educata fin da quando ero una bambina. Io appartengo a tutti gli uomini. Samarra. Samarra, come ti posso far capire? Ma sei tu che devi capire. E devi vedere coi tuoi occhi cosa sia una sacerdotessa di Astarte. L'ho già veduto. Tu hai visto me. Ora devi vedermi col mio popolo. Ti voglio condurre al tempio. E lì vedrai. E adesso sta a guardare. Chi è là? Asha! Mica t'aspettava da giorni. Temeva che il suo oro fosse in pericolo. Io temevo che tu fossi in pericolo. Tutti dormono, meno lui. È andato da Samarra.
Asham non merita la tua lealtà. Perdonami. Asham, fammi dire le cose che il tuo cuore ha dette a me con tanta evidenza. E fammi dire le cose che il mio cuore vuol rispondere. Ma no, non servono parole tra Asham e la sua Elisha. L'oro sta in un paio di bisacce di pelle, fate alla svelta. Mica fra breve può fare ritorno alla villa. Dovete finirla prima. Non siamo novellini. Bada, non uccidete il muto. Nareb ha in mente altri piani per lui. Avanti! Stilla. Il prestito va pagato con l'oro o col corpo. Leggilo, disse amica, leggilo. Ma era così impaziente. Non pensava che l'oro glielo avrebbero rubato. La sua villa bruciata, senza valore. Quest'anello è ciò che gli resta. Chi immaginava che sarebbe finito schiavo? Triste, triste. Lo vendi con la merce per Cartagine? No. Ha una galea fenice? Io compro mica. No. No, Samarra? Perché no? Perché so cosa fai ai tuoi schiavi. Quanto interesse per un infedele. Lo devi odiare a morte. Sei certo che è solo per via di quel dio che egli venera? Rammenta, Nareb, tu sei il gran sacerdote, ma io la gran sacerdotessa. Questo rammentalo tu. Dobbiamo insegnare a Mica che i soli veri dei sono Baal e Astarte. Va a dipingerti il volto, sei pallida. Perché l'hai venduto a Nareb? Sono troppo vecchio per molte cose, Samarra, ma troppo giovane per morire. Credi? Incolume. Questo ha una gamba rotta. Portatelo nelle fosse. Quanto ci metterà una voltoia a spolparlo? Secondo me pochi istanti. Un'altra scommessa? La rivincita. Fate largo voi.
Il popolo di Damasco, guardalo lì, che schifo. Perché non protestano e si ribellano a Nareb? Perché hanno scordato cosa sia la libertà. Io sono sempre venuta per servirti. Ora invece sono qui per implorare. Odimi, Astarte. Fu lui che ti portò in dono la perla. Aiutalo per amore della tua ancella. Samara. Tu stavi pregando per... Hanno detto che non devo nominarlo mai più. Sì, pregavo per lui. È un sacrilegio. Per lo stesso motivo una gran sacerdotessa fu sepolta viva e urlò quasi tutta la notte. E tutto il popolo venne ad ascoltare e vedere. Urlava come impazzita e da un tratto tutto cessò. Conosco la punizione, ma nulla del genere è successo in Alessandria. Successe a Damasco. Mia madre. Sì, lo so. Ma non temere. Non accadrà più, vedrai. Io lo spero. Samarra, sembri sfinita. Vado nei miei alloggi a riposare. Perché non fai un giro per la città? Sono sbocciate tutte le rose vicino ai granai. L'aria trasuda del loro aroma. E una volta lì forse vedresti Mica. In tal caso potresti offrirgli la sua libertà. Se accetterà di fronte al mio popolo di rinunciare per sempre al suo Dio. Anche se acconsentissi a parlargli, non rinuncerebbe al suo Dio. È un infedele ostinato. Hai mai visto Rakin frustare un infedele ostinato? Per la tua presunzione, Aioppe! Per Samarra! Per te e Samarra! Faccio l'ultima prova ora, poveraccio. È morto, certo. Provo io. Beh? È più morto di una mummia. Chiamo i carcerieri. Gli avvoltoi lo aspettano. Attendono il loro pasto. No, non ancora. Un altro momento. È morto giovane o vecchio? Fuori tutti voi. L'ebreo solo resta. Muovetevi. Non toccarlo. Mica.
So quel che lui rappresentava per te. Quasi quello che tu rappresenti per me. Nareb mi ha parlato. Vuole ridarti la libertà. E mi ha mandata per dirtelo. Ridarmi la mia libertà. In cambio di cosa? Che cosa vuole? Che cosa pretende? Che ti presenti al popolo e rinneghi il tuo Dio. Ma sono parole solamente. Dire che il tuo Dio è falso, anche se non lo pensi. Io, proclamando al popolo di Damasco che il mio Dio è un Dio falso, riavrei la libertà? Sì, libero da sporcizia e catene e tutto quello che ti circonda. Rinnegheresti i tuoi dei, Samarra? Non potrei rinnegare Baale e Astarte. Dovrebbero loro abbandonarmi. E loro potrebbero farlo? Sì. Tu credi in questo, con tutte le forze? Certo. Credo anch'io con tutte le mie forze. Io penso che il mio Dio non possa rinnegarmi, né io rinnegherei lui, mai. Perché qualcosa nel mio Dio è nel cuore di ogni essere umano. Forse sì, ma forse no. Ma se facessi finta di rinnegarlo, saremmo sempre uniti, Mica e Samarra, tu con me. No, è impossibile. È parte del mio animo, l'odio che ho per i tuoi Baal ed Astarte. Detesto ciò che hanno fatto al tuo popolo. E a te. Sapevo che non avresti mai accettato di piegarti. Il cuore me lo diceva. Sai che la punizione per amare un infedele è ed essere sepolta viva. Però quella che toccherà a me è più crudele. Ascolta, o Israele, il Signore nostro Dio, il Signore è uno. Benedetto sia il suo nome, il suo regno glorioso nei secoli. E amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore e tutta l'anima e con tutte le forze. E queste parole che io impongo su te oggi scolpiscile nel cuore. Le insegnerai con pazienza e cura ai tuoi figli. E su di esse parlerai nella tua casa, o se camminerai per la via, quando ti coricherai e quando ti risveglierai. Tu sei il solo Dio. Da pure la mia parte a lui. Il tuo Dio gli ha risparmiato la vita. Ma per cosa? Riusciremo a fuggire da qui. Lo dissi anch'io tanti anni fa. Che cosa eri disposto a fare per fuggire? Qualsiasi cosa. Cosa facesti? Niente. Tu, Mica, cosa farai? Qualsiasi cosa. Sì, farò qualsiasi cosa. Tutto tenterò. Il popolo perdona tutto a un tiranno, meno i morsi della fame.
Narba troppo osato stavolta. Questo è il nostro momento, Ramadi. Ma saprò essere capace. Certo. Ecco. Ora puoi andartene impunemente per le vie di Damasco. Lavoro da maestro se mi è concesso adularmi. Questa volta ne valeva la pena. È tempo per la droga. Oh, magia. Pura magia. Tu non sentirai nessun dolore al dito, sarà come morto. Ma in quanto al corpo, beh, avrai completa sensibilità. I nomi, i posti che ti ho nominato, li rammenti tutti? Zubar il vasaio, Nesbin il carpentiere, la fucina del fabbro in fondo alla strada, diritta. Salca dell'ortolano. Ti farò male? Respira adesso, ti aiuterà. Abu il tappezziere, Lirkan il ramaio, Dura il profumiere, Kaiman l'acquaiolo. Chi di voi ha ucciso l'infedele? La verità o assaggerete la frusta? La peste. La peste? Chi ve lo dice? Chi ce lo dice? Beh, ha cominciato con la febbre e qualche ora dopo. Beh, non c'è che la peste a colpire così. La peste. Tu procedi allora, la prova che sia morto. Ma mio buon padrone, i cattivi umori della peste potrebbero diffondersi. Meglio rimuoverlo. Non hai mai letto Ippocrate? Ah! La prova, presto! Via le catene e gettatelo nei fossi. A dover rendermi omaggio. Ah, grande maestà! Lo sciocco gallo ci ha detto una triste verità, che è più facile entrare nella tana del leone che uscirne. Ancora, Samara, ti prego, e poi andrò a dormire. Davvero? Te lo prometto. Buone nuove, Samarra, le migliori. Devono proprio essere ottime. Non ti ho mai visto sorridere prima. Cosa c'è? Quel cane infedele, mica Ben Eli, è morto di peste e l'han gettato nei fossi degli avvoltoi. Non ti darà più fastidio ormai. Non più fastidi.
sorvegliante. Dalle galere? I fossi? Dovete tenervi pronti. Quando? Quando sarà? La notte. La notte in cui la luna è piena. Dillo a Salgan. E a Arun. E a Nesbitt. Saranno avvertiti, amico. Carmish, che cosa fa qui? È il più sporco topo di fogna di tutta Damasco. Per un solo denaro venderebbe l'anima. Sì. Sono così, infatti. Ma un topo non sta su una nave che affonda. Nareb sta affondando, ha osato troppo. Ogni pezzente in Damasco lo sa. Ogni pezzente in Damasco è come te. Mica. Ma è l'oro di Carmish che ci ha mantenuti in vita. Certo, se fallite quando la luna è piena, ripasso dall'altra parte. La luna è piena. E queste catene che ancora non si vogliono spezzare. Qualcuno lo voglio ammazzare. Oh, quanto mi sento di ammazzarmi! L'ho veduto. Faceva la fila ai granai. Il tuo Mica. Cosa? Sì, l'ho visto stare in fila ai granai, il tuo Mica. Qualcuno che gli assomigliava, forse. No, ai granai del lato ovest. Stava là con tanti altri. Non è una bugia. Ma è morto. Lo capisci? Morto. Lo sai anche tu? Ho detto non è una bugia. La luna gli illuminava il volto in pieno. E solamente Mica poteva somigliare tanto a Mica. Oh, Yasmin. Io la mia clava. Tu cos'hai? Pepe è più efficace. Yasmin, t'ha visto qui. Non ci credevo, era troppo bello. Eri morto. E anch'io lo ero. Ma tu sei vivo. E io riprendo vita. Samara. So come fare per fuggire lontano. È un viaggio che ho fatto molte volte col pensiero. I miei dei troveranno un'altra per servirli. Vieni. Io resto. Ma tu devi allontanarti al più presto. Perché? Va via, ora. Ma perché? Te lo dico per il tuo bene. Perché sei qui? Cosa c'entri tu con quelli? Io sono uno di loro. Tu? Cosa vorreste fare? Abbattere i tuoi dei. Siamo decisi a tutto. Tu va prima che sia tardi. Senti, io ti avevo offerto la libertà, la vita e me stessa. Ma se tu vuoi distruggermi per la tua fede, io ti distruggerò per la mia. Rakim! Ora! Thank you.
vinto, l'hanno visto tutti. Non arriveranno mai a prendere me, c'è una galea che ci aspetta, salteremo per Pippo. No, io resto qui. Gli dissi che la sua vita non valeva quella di un insetto, ora lo dico a te. Saprò fermare il mio popolo, davanti a me cesserà questa pazzia. Non hai affatto paura? Una sacerdotessa piange quando nasce e mai più durante la sua vita. Devi andare con Bosara ora e devi promettermi, Yasmin, mai una lacrima. Aspetta! Tieni. Oh no, Samar. È soltanto per la gran sacerdotessa. Tienilo per me finché ci rivedremo. Facciano i nostri dei che questo avvenga presto. Oh, Yasmin, rammenta. Un giorno sarai gran sacerdotessa. Devi esserne degna. Che ci si riveda presto o no, sempre sarò con te. Non è bugia. Ti volevo bene. Siamo a casa, Hashem. Preferirei essere servo in casa di mio padre che un re in Damasco. Parlarne adesso, figliuolo. Ho peccato contro il cielo e contro te. Non merito che tu mi chiami figlio. Caleb, corri! Avverti la famiglia, i nostri amici, i nostri vicini. E manda Joppe per dei musici che sappiano rallegrarci. Perché questo figlio era perso
e l'ho ritrovato. Cale, il vitello, porta il vitello grasso. Questa sera mangeremo e sarà festa. Ma se invece venisse? Se venisse, io le direi che ciò che non si può scordare, si può a volte perdonare. Ciò che devi dire è meglio che tu lo manifesti a voce alta. Dillo. E lo dirò, padre. Sono molti gli anni che io ti servo e faccio tutto ciò che mi chiedi di fare. Ma non c'è stata allegria. Né feste per i familiari. A me neanche un capretto hai dato da stare un po' in letizia con i miei amici. Lui ti amareggiò la vita, gettò via la sua quota. Per lui tu uccidi il vitello grasso. Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che ho è tuo. È naturale fare festa ed essere lieti, perché tuo fratello era morto e ora è vivo, era perso ed è ritrovato. Chiedi a te stesso, il mio giudizio non è troppo severo. I miei figli, i miei sostegni, il mio futuro.